Buongiorno a tutti e buona mattina. Ancora non hanno ricevuto degna sepoltura i 150 corpi recuperati al largo di Lampedusa, ma le vittime sono almeno 364. Eppure stamattina un nuovo barcone con 150 immigrati è sbarcato proprio a Lampedusa. Un tema questo che a partire dalle tragedie ha sommerso anche il Parlamento, che si è trovato spalle al muro e dovunque a discutere e anche a decidere. È un tema ovviamente doloroso, ma noi abbiamo il dovere di parlarne. È giusto, in un paese così in crisi c'è posto davvero per tutti, e la difesa delle nostre coste, ecco, questa presenza deve accogliere o invece respingere, difendere? Ne parliamo subito con tantissimi ospiti, gireremo l'Italia, ma subito partiamo proprio da una delle nostre città, a Padova. Abbiamo chiesto agli italiani se è giusto accogliere gli immigrati e queste sono alcune delle loro risposte. Finché non sanno un po' di italiano e non hanno imparato diciamo, come ci si comporta in Italia o in Europa, vanno negati tutti i diritti. Io credo che l'Italia non sia un paese che possa accettare tutti indiscriminatamente. Prima l'italiano, perché abbiamo bisogno anche noi di essere aiutati in questo momento così difficile anche per noi. Le case popolari, i primi in classifica sono gli immigrati, perché hanno 6 miliardi di figli. Gli italiani, magari anche le vecchiette, non hanno gli stessi diritti, a mio parere. Io credo che alla fine uno straniero che lavora sia sano e abbia dei principi umani possa avere le stesse condizioni di un italiano. Sì, cioè le persone dovrebbero avere gli stessi diritti, però gli stranieri dovrebbero rispettare le regole degli italiani prima di avere i diritti. Dal momento in cui lavorano, secondo me dovrebbero avere gli stessi nostri diritti, soprattutto se nascono in Italia. Siccome è impossibile arrestare quest'onda, che aumenterà sempre di più nel tempo, bisognerebbe trovare un meccanismo per accoglierli e sfruttare questa situazione come un'opportunità. Allora, bisogna trovare un modo, però non c'è solo Lampedusa. Luigi Amatuna è il sindaco di Pozzallo, provincia di Ragusa. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie. Buongiorno. Prego, si accomodi. E Fabio Geda, scrittore, educatore da Torino, ben trovato. Allora, il nostro giro dell'Italia comincia proprio da qui, da Pozzallo. Nel centro di primo soccorso e accoglienza della sua città, quanti immigrati avete accolto dall'inizio dell'anno? Anche da Lampedusa, è vero? Sì, 4.400 sicuramente sono passati dal centro di prima accoglienza, quasi 3.000 per sbarchi effettuati a Pozzallo, altri trasferiti da altri centri, in prevalenza da Lampedusa. E voi riuscite a gestirli? Sì, c'è un centro abbastanza rodato che funziona bene e quindi riusciamo a dare... come dire, degno soggiorno a Pozzallo, perché c'è la protezione civile che è impegnata, c'è una cooperativa addetta alle pulizie dei locali, quindi il centro funziona a meraviglia. È vero che il suo comune è in credito? Voi attendete dei fondi? Attendiamo dei fondi relativi all'anno 2011 e 2012 che ammontano a circa 650.000 euro. Proprio per le attività che state svolgendo a questo centro. Per l'assistenza che diamo. Allora, c'è anche un discorso di ordine pubblico, ne parleremo tra poco, perché vogliamo proprio oggi, io chiedo il vostro aiuto a comporre il pensiero, perché parlare di immigrazione, se sia giusto o no, riguarda ovviamente anche il tema della quotidianità, cioè come si vive, come si convive. Dicevo poco fa, gireremo lo stivale. Allora, questa storia invece, quella di Fabio Geda, uno scrittore, educatore torinese, che ha incrociato nella sua vita Enayatollah Akbari. Chi è questo ragazzo, ormai cresciuto, con la sua storia? Chi è Enayat? Enayat è un ragazzo che adesso ha 24 anni e frequenta scienze politiche a Torino, ma in realtà quando aveva 10 anni è stato costretto a lasciare l'Afghanistan perché minacciato da un collaboratore dei talebani, e da solo, in un viaggio lunghissimo durato 5 anni, è riuscito a raggiungere l'Italia, dove poi è stato accolto per fortuna, dove gli è stato dato asilo politico, dove ha trovato una famiglia che si è fatta cura di lui, e questa è una storia rara perché, ahimè, storie che finiscono così sono davvero pochissime.
Allora, i morti che purtroppo si contano ora dopo ora, e vi aggiorneremo anche su questo, sono ovviamente di una tragedia incalcolabile, perché parliamo di persone. Papa Francesco proprio oggi avrà un incontro con uno dei responsabili proprio di una delle organizzazioni internazionali che si occupano di immigrazione. Lampedusa è stata scelta come meta della sua prima visita pastorale. Un sacerdote che si trova proprio a Lampedusa fino a qualche giorno fa sarà tra poco nel nostro studio. Lei, sindaco, ha detto l'Europa ci ha lasciato soli. Perché? Perché l'Italia, secondo me, non può far fronte a questo esodo che c'è in atto nel Mar Mediterraneo. Quindi abbiamo bisogno della compartecipazione di tutti gli altri stati europei. Un esempio per tutti: il fatto che Malta non faccia arrivare sulle proprie coste i barconi e li respinge, pur essendo uno Stato che fa parte della comunità europea, la dice lunga sulla collaborazione degli altri. Malta che si trova a 50 altri, miglia, cioè veramente... A 50 miglia da Pozzallo. Vicinissimo. Vicinissimo. Eppure li dirotta e li manda verso la Sicilia. Quindi è una cosa grave. L'Europa dovrebbe intervenire in questo senso e l'Italia si dovrebbe fare sentire a livello europeo. Le immagini di Lampedusa, tra poco rivedremo anche quelle dei feretri 150 che sono arrivati a Porto Empedocle. Ecco, a lei che vive quotidianamente questa emergenza, che reazione le provocano? Di rabbia, di delusione? Di cosa? Di rabbia no, di delusione sicuramente sì, perché il popolo siciliano è un popolo accogliente. Io lo verifico tutti i giorni nella mia città, un popolo solidale che, malgrado ci sia la presenza tutti i giorni di centinaia di migranti che circolano per le nostre strade, nessun pozzallese mai è venuto a dirmi ma cosa vogliono questi. Anzi, se posso, racconto un fatto emblematico che la dice lunga sulla accoglienza della mia città. Qualche giorno fa un signore anziano, 75-78 anni, mi ha chiesto, sindaco, per favore metti qualche panchina in più perché ormai non ci bastano. Non mi ha detto mandiamo via queste persone perché vogliamo sederci noi in quelle panchine, ma mi ha detto aggiungiamo altre panchine per dare la possibilità a loro e a noi di stare seduto nei lungomari e nei parchi. Allora, di convivenza parleremo tra pochissimo, perché avremo nel nostro studio chi vive, e non parliamo di grandi città, ma in un paese che vede la più alta percentuale di immigrati rispetto invece alla popolazione italiana. Com'è questa convivenza? Ma andiamo subito in qualche modo in uno di questi barconi per raccontare la storia di un giovane di origine somala che per la seconda volta ha tentato di raggiungere il nostro paese in fuga dalla guerra. E com'è andata? Beh, lui ci è tornato lì da uomo libero. Questa è la storia di Zaccaria. Io sono arrivato il 13 agosto 2008, tra di notte verso le 2. Quella ora siamo arrivati direttamente al porto, dove abbiamo aggrappato sul muro, e c'erano alcuni ragazzi con i motorini che sono stati loro a chiamare i carabinieri. E alla fine è arrivato un pullman, mi ricordo era scritto Lampedusa. È da lì che abbiamo scoperto che siamo arrivati a Lampedusa. Ero insieme a 6 amici, mi ricordo benissimo il loro nome e ancora siamo rimasti in amicizia, che non ci separiamo mai. Si chiamano Maslah Mohammed, Abdel Fattah, Alas, Omar, Abikar. Tutti questi amici erano amici del viaggio, del deserto, anche il mare. Cosa serve la memoria? La memoria è l'unica ponte in cui si collega a un qualsiasi umano per far ricordare il suo passato.
C'è un signore che ho incontrato a Riace in Calabria, Osman, che ha lasciato qui. Non è che lui ha lasciato, però loro l'hanno tolto. E mi ha detto: Zaccaria, ti chiedo un favore, se torni a Lampedusa, per favore fai il centro. Buongiorno. Se c'è una spazzatura o qualcosa hanno buttato, cercami per me queste foto. Prego. Quelle foto certificano da quando si sono sposati, quando sono nati i bambini, quando crescevano. Sono le cose importanti, fondamentali. E mi diceva: non dimenticare, se non trovi non fa niente, però impegnati a trovare questo mio materiale. Però lui, quando è arrivato, nessuno ha ascoltato, l'hanno tolto tutte queste cose, come hanno fatto per me. Zaccaria, Mohamed Ali è qui con noi, buongiorno, benvenuto, prego. Insieme, accomodati, ciao, grazie per essere con noi, a Giuseppina Vitale, che abita, lo voglio dire per chi ci segue a casa, prego, accomodati. Allora, se parliamo di regione, devo citare la Lombardia, se invece città, Roma, e nella provincia è proprio Guidonia, dove abita Giuseppina Vitale, la città più multietnica d'Italia, perché è la città dove è più alto il numero di immigrati che ne vivono. Benvenuta. Salve. Allora, io prima però devo parlare un attimo con Zaccaria, perché la tua storia è la storia di chi è tornato a Lampedusa da uomo libero, e una storia di grande dolore, di fuga. E mi piace anche il tuo punto di vista, assieme ovviamente a quello degli altri, vedere che cosa è accaduto proprio in questi giorni a Lampedusa, lo scorso 3 ottobre, ma anche venerdì scorso, che effetto ti ha fatto? Tu che quel viaggio lo hai compiuto e oggi sei qui, che ce lo puoi raccontare? In realtà Lampedusa per me personalmente è un luogo molto importante. E non ho dimenticato e ci è rimasto lì dentro, perché il motivo anche in cui sono tornato a Lampedusa era di ricordare e di non dimenticare quel luogo dove sono sbarcato. Si pensa che è un luogo come un confine, ma Lampedusa è un inizio, perché arrivi in un paese che non è tuo e devi cominciare la vita. Volevo dire una cosa, se il tempo mi concede. I lampedusani, quelle che noi abbiamo avuto, è una cosa molto grandiosa, molto importante. Con i soldati o magari i guardia costieri, chi con una buona fede riesce a salvare queste gente è una cosa molto bella, molto importante. Bisogna anche dire la verità, però non basta di questa cosa. Serve veramente un intervento politico a livello internazionale, intervento a livello sociale anche, che i lampedusani stessi fanno il meglio e cercano di aiutare, però non basta. Nel tuo caso è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, perché lo dobbiamo spiegare: chi sbarca e tocca terra italiana ha già commesso un reato, nei modi ovviamente che conosciamo, sbarcando per l'appunto al largo delle nostre coste, dunque arrivando nel nostro paese, il reato di clandestinità. Ce ne parleranno e ne parleremo anche fra poco per dare chiarezza, perché che cosa significa rifugiato, che cosa significa clandestino, che cosa significa questo, perché poi porterà ad una espulsione obbligatoria, ma ne discute anche il Parlamento. Andiamo però per ordine. Si arriva nel nostro paese in maniera, ecco, come abbiamo visto, così tragica, ma l'immigrazione significa anche arrivare da altre parti del nostro paese, pensiamo anche dell'est europeo, e inserirsi. Allora, dalla tragedia arriviamo però alla quotidianità, dunque facciamo un passo indietro e guardiamo, voi che ci seguite da tutta Italia, a questo che viene definito il fenomeno immigrazione. In una città come quella di Guidonia è una realtà che è tale da diversi anni. Allora, a Guidonia c'è convivenza o integrazione? Che cosa significa, ecco, anche per te, Giuseppina? Beh, io credo che la convivenza c'è, l'integrazione anche, sono le difficoltà che comunque non ci aiutano ad aiutare, perché abbiamo noi problemi. Quindi se qualcuno ci desse magari ascolto,
Io adesso personalmente sono una donna da sola con due bambini. Vivo in un posto dove ho paura di uscire la sera, dove comunque la criminalità e i furti, cioè non c'è spazio per tutti. Diciamo che la scarpa è stretta e inizia a far male. Questo per quanto riguarda il mio punto di vista. Voi cominciate dunque a soffrire di una presenza così massiccia? Assolutamente sì. Vi sentite soffocati? Ma a livello numerico siamo proprio tanti, oltre che... non siamo mai stati preparati a questo, perché io ho due figlie e non so più cosa dirle, come spiegargli. L'esempio può essere dal vaccino che devi fare, dalle case popolari o praticamente da tutto. Non c'è spazio per noi. Sono io la straniera in questo caso. E chiedo aiuto, perché è l'aiuto che chiedo, perché per aiutare noi loro dovremmo stare bene dentro. Invece così c'è semplicemente oggi che farò, come vivo, come faccio. Metterti in fila, sì, va bene, io ti aiuto. Ma dammi una possibilità, non c'è controllo, non ci sono le guardie, non ci sta praticamente nulla. Quindi non fanno altro che creare un elevato danno, credo. Danno perché io non aiuto loro non aiutano me. Oltre al fatto che molte persone non sono portate all'immigrazione, perché non c'è solo il danno di Lampedusa, ci stanno anche altre persone europee, giustamente, che sono molto più fortunati perché non hanno un barcone da prendere, che diventano praticamente i padroni padroni dello Stato, poi praticamente. Che tipo di immigrazione è presente a Guidonia? Lo ricordo, città più multietnica d'Italia. Guarda, io credo che è diventata una frazione di rumeni, albanesi, bulgari. Quindi siamo noi che dobbiamo imparare la loro cultura, dobbiamo imparare a convivere con loro. Onestamente, l'altra volta ho preso l'autobus, mi sentivo una latora di Babele. Io da sola ho paura. Litigano, si accoltellano, si ammazzano, questo davanti ai bambini. Avevo un ufficio su strada che ho chiuso e praticamente si sono sparati lì davanti. Ma cosa dico ai miei figli? Come io lo spiego? Io credo che abbiamo bisogno di aiuto tutti quanti, prima gli italiani e poi tutto il resto del mondo. Allora, chiamateci all'822-8896 per raccogliere anche il vostro giudizio, aiutateci anche a comporlo perché ovviamente è molto complesso. C'è poi infatti anche la questione lavoro e ci sono anche dei numeri da questo punto di vista, numeri che bisogna però imparare a leggere bene. Allora, abbiamo collegato con noi da Milano Adriano Alieri, responsabile dell'ANOLF CISL di Bergamo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, perché voi avete preso parte, diciamo così, ad una iniziativa, ad uno sciopero provocazione rispetto al numero, all'apertura dei flussi? Parliamo ovviamente di lavoro. Allora, che cosa è successo e voi come avete reagito? Come dicevano gli ospiti prima, questo è un paese che ormai conta circa 5 milioni di cittadini stranieri. Di questi 5 milioni, 1,5 sono provenienti da paesi della comunità europea e 3,5 milioni sono cittadini extracomunitari. Credo che il fenomeno non sia più un fenomeno temporale, bensì un fenomeno strutturale, ordinario. Pertanto, quello che noi abbiamo fatto nello sciopero contro i flussi è proprio stato quello di voler evidenziare in qualche modo alla politica, alla società, il fatto che prima di tutto bisogna occuparsi di quei 5 milioni di abitanti che sono già qui in Italia, attraverso delle politiche di interazione sociale. Ecco, voi dite che lo Stato ha aperto troppo le porte e dunque questo sarebbe sbagliato perché già non c'è lavoro per gli italiani? È così? Sostanzialmente sì, bisogna occuparsi di chi è già qua e bisogna farlo con la massima, come posso dire, capacità di poter dare lavoro a tutti, ovviamente, ma allo stesso tempo cercare di sviluppare delle politiche nelle quali si trovi la possibilità a tutti di in qualche modo rapportarsi con la società che hanno scelto di voler vivere. I flussi per tanti anni, perché non è la prima volta che diciamo questa cosa, i flussi per tanti anni non mettono in relazione le
politiche migratorie con il reale assorbimento del sistema economico, cioè l'impressione è sempre quella che si fanno e si aprono i flussi, ma in realtà non c'è un effettivo non c'è un'effettiva esigenza, non c'è un effettivo bisogno. Le regioni dovrebbero in qualche modo favorire, rilevare il fabbisogno occupazionale. E questo fabbisogno poi deve essere in qualche modo recepito dalle norme che consentono o meno l'ingresso di nuovi cittadini. Allora, i numeri parlano anche... Questo non accade, sì. Insomma. Ecco, i numeri parlano anche statistici, Istat, di una diminuzione del lavoro degli italiani e a fianco a questo anche un aumento per gli immigrati, però bisogna andare a vedere che tipo di lavoro, perché si parla spesso e si continua anche a parlare di mansioni che gli italiani non sono disposti a fare. Fabio, c'è anche questo tipo di elemento da considerare? Hai sentito questa iniziativa provocatoria che però vuole mettere in discussione anche questo, cioè se c'è un lavoro vanno date delle priorità. Tu cosa ne pensi? Ma io credo che sicuramente si debba fare un passo indietro nella domanda, cioè voi avete chiesto qui oggi se è giusto accogliere gli immigrati. Io penso che sia la domanda numero due, no? La domanda numero uno sia: dobbiamo farci cura degli altri, cioè dobbiamo farci cura di loro, dobbiamo prenderci cura di loro, ok? La mia risposta è sì, nel senso che mi sembra evidente che non viviamo più in un mondo in cui è possibile costruire mura, no? Attorno alle nostre, ai nostri cortili, perché poi, come dire, si parla di fortezza Europa, ma all'interno dell'Europa ci sono le singole nazioni, all'interno delle singole nazioni ci sono le singole aree geografiche, no? Che vorrebbero difendere i loro interessi, probabilmente all'interno delle aree geografiche i singoli paesi. Ora, quindi, da un punto di vista, come dire, ideologico, dobbiamo chiederci se ha senso continuare a pensare che fare leggi e alzare mura per proteggerci sia la soluzione. Dal mio punto di vista questa non è la soluzione, anche perché gente che scappa dalla fame, dalla guerra, dalla disperazione, continuerà a scappare. Non le fermeranno delle leggi, delle multe come quella di 5.000 euro per il reato di clandestinità, non sarà Frontex a fermarlo, piuttosto faranno viaggi ancora più rischiosi e moriranno ancora di più. Quindi sono perfettamente consapevole che è un processo complesso che non deve essere semplificato. Leggi come la Bossi-Fini, come il reato di clandestinità, sono leggi che semplificano il problema, come se bastasse fare la faccia cattiva per tenere arginare. Ne parleremo fra poco, perché ci chiederemo anche se le nostre frontiere, come quella a largo di Lampedusa, devono difendere, respingere o invece accogliere, e fra poco voglio sentire anche l'opinione del sindaco. Ma prima andiamo a Catania con la nostra telespettatrice Paola. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, la sua opinione fin quanto ha ascoltato fino adesso, benvenuta, qual è? Allora, io proprio mi stavo ascoltando, perché io sono nonna, giusto? E pensa a tutto questo flusso che viene, che muoiono, noi siamo diciamo tutti pensionati, quelli che non hanno lavoro, stiamo soffrendo tutti, no? Sì. Ora, quando io devo partire o me ne voglio andare, noi però sappiamo dove, che so, in Svizzera, in quell'oro, invece queste persone che poi li sfruttano, che poi ci sentiamo male a vedere l'oro, gli zingari, perché non c'è un aiuto dallo Stato. Ora, se non aiutate noi, loro vengono, portano anche malattie, perché sono in giro e si deve dire un altro: tu stai entrando a casa mia, io a casa mia se non ce la faccio non posso, io parlo in piccolo. Come, diciamo, nella mia casa, se io non ho soldi, come posso aiutare gli altri? Perché ci vogliono anche i soldi per mandare avanti qualcosa, no? Ora, loro soffrono, muoiono, noi stiamo male e non fanno niente questi grandi politici, tutti quanti ormai. L'Europa non possono venire, assorbire, e poi fanno le prostitute, quelle per terra che vendono le cose.
facciamo pena. Io mi sento male perché non li aiutiamo. Io se vado a mare mi devo vedere. Mi ascolta? Benissimo, sì, sì. Io vado a mare per dire, io non abbiamo soldi più neanche per andare a mare e goderci. Tu sei nel Lido, giusto? Loro passano con quei pesi, vendono gli orecchini, le cose, cioè loro disturbano anche noi perché noi che siamo là. Allora, io mi sento in coppa, dico, anche per fare un bagno. Grazie, e signora. I poveri ragazzi sudati che non hanno una doccia, ma in che mondo stiamo vivendo? Dico? Rispondiamo tra pochissimo, politici. grazie. Quindi il problema è anche dello Stato e c'è una visione molto articolata, ovviamente, devo dire, che va presa. Prendiamone anzitutto la base di quello che dice la signora, cioè si fugge da una situazione difficile, si rischia anche la vita, voglio tradurlo così, ma poi si può arrivare anche in una situazione in cui non c'è una soluzione. Zaccaria, la tua storia è una storia di fuga, tu hai visto delle persone in questo tragitto morire, voi fuggivate da cosa, ti chiedo, e che cosa hai trovato qui? Io personalmente, o meglio i miei compagni di viaggio, fuggivamo la guerra. Per esempio, quando io ho lasciato la Somalia, era il 2 dicembre 2007, ho raggiunto altri 25 giornalisti che stavano ad Hargeisa, Somaliland, sempre la Somalia, ma dal 92 chiedono di staccarsi dalla Somalia. Che si erano rifugiati anche lì, insomma, sì, so che tua mamma ti suggeriva sì. Questo. Sì. Ma poi anche da lì la fuga è stata in qualche modo costretta per salvare la vita. Ecco, anche lì è stato per forza, perché il ministro interno di Somalia ha detto i giornalisti somali devono uscire fra 48 ore. È da lì che è cominciato la mia fuga. Dopo 8 mesi sono arrivato a Lampedusa, la seconda volta, perché la prima volta era il 24 maggio 2008, è rotta la nostra barca e sono rimasto 3 giorni in mezzo al mare, dove non abbiamo avuto nessun intervento, nessun aiuto, diciamo, perché 3 giorni chiedendo aiuto, quando non arriva nessuno, poi alla fine è arrivata una nave militare dalla Tunisia e ci ha riportato verso la Tunisia. Zaccaria, tu hai sentito cosa ha detto prima la signora da Catania? Sì. Io ti chiederei di rispondere in questi termini, perché io penso, raccogliendo anche, leggendo anche tante corde e ferite aperte, ognuno insomma ovviamente reagisce anche in questo modo e tante persone la pensano così. Rispetto a quello che ci diceva poco fa, tu come ti senti di rispondere? Io quello che mi viene a dire è che noi non siamo una minaccia, siamo una ricchezza e vedo che oggi produciamo 11% i contributi e le tasse per l'Italia e rispetto alla Germania siamo 8% il numero che siamo rispetto alla Germania che ha 500 milioni, un numero così elevante. Guarda, posso aggiungere questo perché spesso si dice vengono tutti da noi, sono tutti in Italia e sono parole che poi abbiamo sentito anche da diverse persone e in qualche modo anche personalità. In realtà tra gli ultimi dati riguardo all'ingresso, dati Eurostat, sono stati accolti soprattutto nel Regno Unito, in Germania, in Spagna e solo dopo in Italia. E fra l'altro è la Germania il paese che ne accoglie di più e parliamo ovviamente di milioni. Ti interrompo solo un momento per un'altra telespettatrice alla quale però rispondiamo tutti, che è Rosa Maria dalla provincia di Palermo. Buongiorno. Buongiorno, io chiamo dalla provincia di Palermo, da un paese dove già da anni facciamo accoglienza. Mio marito lavora in una casa famiglia dove proprio 15 giorni fa sono state inserite 30 somale. Io con il cuore dico che questi popoli sono una ricchezza. Sono un'insegnante di religione, faccio di tutto per l'integrazione, però vorrei mettere in evidenza una cosa molto importante. Da parte di molti giovani stranieri c'è questo rifiuto ad integrarsi, nel senso che non partecipano all'ora di religione, ad esempio. Quei pochi che sono riusciti ad accogliere nella mia ora è stata un'accoglienza affettiva, nel senso che mi sono avvicinata nell'amicizia, ma ho sempre avuto paura di questo loro rifiuto a partecipare ad un momento che è di conoscenza delle nostre radici.
Per cui mi chiedo, come facciamo a fare l'integrazione in uno Stato che non ci aiuta e con queste difficoltà concrete? Grazie. Per cui io, è una domanda importante, poi volevo mettere in evidenza i problemi economici che stanno nascendo con questa accoglienza, nel senso che io sono madre di 4 figli, sono una precaria, non ricevo lo stipendio da 1 mese e mezzo e in più mio marito lavora in una casa famiglia dove, tra virgolette, ci succede la difficoltà economica a pagare gli operatori. Per cui chiediamoci come integrare in una convivenza pacifica. Grazie, grazie mille. Sindaco, voi siete una porta che di fatto è spalancata, viene abbattuta, perché dovete ovviamente accogliere e fare fronte a migliaia, lo abbiamo ricordato, di richieste che arrivano direttamente proprio nel vostro comune o che arrivano da Lampedusa, perché ne siete davvero a poca distanza. La risposta alla domanda, che è quella di una cittadina che dice: già nel nostro paese è difficile, allora io le chiedo a lei, sindaco, che ha il compito di accogliere, che rappresenta anche le istituzioni, dopo l'accoglienza com'è possibile fare quel passaggio ulteriore? Che cosa dovrebbe fare lo Stato o noi tutti per far sì che queste persone non restino in un limbo, ma migliorino la propria condizione? Intanto mi consenta di dire che sono perfettamente d'accordo con Fabio su quello che diceva poco fa. Riguardo a quello che dovrebbe fare lo Stato, non lo so, sono dei provvedimenti che secondo me sono orientati verso la risoluzione di problemi molto più a monte. Però io una considerazione la vorrei fare. Sì. Quando io vado spesso, quasi tutti i giorni, 2 o 3 volte al giorno vado al centro di prima accoglienza e parlando con questi ragazzi che sono ospiti del centro, gli chiedo: ma quanto tempo volete restare in Italia? Dove volete andare? Il 99% di questi ragazzi mi dice che in Italia non vuole rimanere e che vuole andare in Germania, in Norvegia, in Francia. Perché qui non c'è lavoro, lì perché sì. Qui, perché lo sanno che qui siamo in difficoltà. E vorrei dire anche che se non ci fosse la presenza di questi ragazzi, di questi stranieri in Italia, ma staremmo meglio? Ci fermiamo per qualche secondo, torniamo dopo una brevissima pausa, come sapete, e adesso ci chiediamo che cosa è possibile fare. Nel pomeriggio ci sarà un vertice a Palazzo Chigi proprio su questo tema, un rafforzamento delle coste, il reato di clandestinità deve rimanere oppure no? Papa Francesco invece è stato per la prima volta nel suo primo viaggio proprio a Lampedusa, ha mandato lì il suo elemosiniere e la Caritas invece ha detto: quelli che non accogliete lo faremo noi e aiuteremo tutti, soprattutto i bambini. Ci vediamo tra poco. Allora, c'è posto per tutti, è giusto accogliere gli immigrati? Continuiamo a parlarne nel nostro studio e soprattutto che cosa fare per evitare le tragedie, perché ci sia una integrazione o interazione possibile. Nel nostro studio uno dei 2 fondatori di Fratelli d'Italia, l'onorevole Guido Crosetto, benvenuto, prego. Grazie per essere con noi, buona mattina. Buongiorno. E con noi anche Monsignor Perego, che pochi giorni fa è stato proprio a Lampedusa e che con la realtà che rappresenta Migrantes ci dirà davvero molto su quanto è stato fatto e cosa bisogna ancora fare. Ma prima fatemi invertire un attimino il punto di vista. Pensiamo proprio a chi arriva nel nostro paese, a chi per esempio vive a Guidonia con la nostra Giuseppina, la città più multietnica d'Italia. Loro come vedono gli italiani? Andiamo a sentire con Alberto Feltrin, testimonianze prese a Padova. Originaria della Costa d'Avorio, però ho vissuto a Parma ormai da 14-15 anni e sono qui a Padova per l'università. C'era già qui mia mamma e quindi poi io l'ho raggiunta da piccola. Dal punto di vista sì, di integrazione comunque verso gli immigrati, comunque sì, posso dire che magari a livello mentale l'Italia è ancora un po' abbastanza chiusa. Nel mio paese la prima cosa che ti dicono è: ma vai nel paese dei razzisti? No, per me no. Mai trovate una razzista? No. Io prima volta l'ho venuta a Francia,
E dopo non faccio le carte a Francia, è venuta qua nel 2003 per fare le carte e trovate lavoro e stare qua. Io vengo dal Senegal, sono qua da 4 anni e sono venuto qua con reggimento familiare e poi sono venuto qua con motivo di lavoro. E io sinceramente mi troverai bene, solo che qua in Italia c'è qualcosa che non va, soprattutto io vi chiederevo una domanda per il governo, cosa ho fatto per essere stranieri? Se non ci fosse quella buona gente, quel italiano che fa di beneficenza, che magari passa col sacchetto di vestiti e li dà a qualche straniero, quello straniero peggio del suo paese, viene trattato di... Cioè, il governo cosa ha fatto per lo straniero? Io lavoro tranquillo, con calma, non sento nessuno mi fa aiutare me. E militari, anche il poliziotto, vedono qua uno è straniero, anche uno è italiano, non le chiedono in italiano i documenti, ti vengono direttamente da noi e chiedono i documenti, però la legge è governo dappertutto. Io sono arrivato in Italia. Io sono dal 2000 sono senza documenti, prima ne avevo i documenti, poi me l'hanno ritirati via. Sono entrato regolarmente quando non c'era il visto ancora, cioè l'epoca di Craxi, l'epoca ancora dell'86 io sono entrato in Italia, cioè quando si pagava 20.000 lire per venire qui in Italia. Se tu trovi un lavoro qualsiasi parte, in fabbrica oppure in ristorante, come io lavoravo prima, un po' fatica per lavorare, giusto o no? Anche io sono un po' vecchia a questo momento. Ho deciso per comprare un bancarella, ho trovato bene, però questi 3 anni è andato male. Crazy, gente scappato via, soprattutto stranieri è andato via, che lavorava prima in Italia. Allora siamo in crisi. Però io comunque un filino di speranza comunque lo vedo, perché alla fine sì, ci saranno state cose negative, però comunque io ho anche conosciuto nel mio percorso persone che mi hanno aiutato, che sono venute verso di me, quindi non posso comunque dare addosso del tutto a un paese che comunque qualcosa mi ha dato, non tantissimo, però qualcosa mi ha dato. Allora, onorevole Crosetto, che cosa fare? Voi intanto dite che cosa non fare, che riguarda cioè il reato di clandestinità, che lo ricordiamo è stato introdotto nel 2009 con il pacchetto sicurezza. Che cosa prevede e perché voi dite che va bene così? Ma vede, non è il reato di clandestinità che crea la cultura dell'accoglienza o meno. Il reato di clandestinità esiste anche in altri paesi. Non è un reato che porta alla galera, è un reato penale ma sanzionabile dal punto di vista amministrativo, per cui non è un reato che porta direttamente dall'ingresso in Italia a una prigione, è un reato che porta a una sanzione penale. Serve per cercare di dissuadere le persone, perché come li sa e come dovrebbero sapere tutti, le persone che vengono perché sono cacciate dal loro paese, che vengono perché sono perseguitate politicamente, in teoria dovrebbero prendere un'altra strada rispetto a un'immigrazione per altri motivi o senza motivi alle spalle. Quindi lo status di rifugiato, di rifugiato, a casa, di rifugiato. Rifugiato politico. Per cui io penso che serva dissuadere persone, perché non tutta l'immigrazione è uguale. Cioè non tutti vengono per trovare un lavoro. Ci sono persone che sono venute in questo paese e sono venute perché delinquere in questo paese è più facile che delinquere dall'altra parte. Cioè perché se diamo l'idea che qualunque persona sia arrivata in Italia sia venuta soltanto per motivi politici o per motivi di lavoro o familiari, noi abbiamo avuto, io ho avuto esperienze personali, io mi sono trovato un mattino 3 persone al fondo del mio letto alle 4 del mattino che mi hanno massacrato di botte per mezz'ora perché io gli aprissi una cassaforte di destra. Quelli non sono venuti in Italia, quei 3 che ho trovato e che parlavano una lingua che non è italiana, non sono venuti in Italia per cercare un lavoro, per dare una prospettiva alla loro famiglia. E probabilmente, come si sente in intercettazioni dei carabinieri e della polizia, ci sono persone, mi raccontavano i carabinieri, che chiamano. Adesso evito di dire il paese per dire, ma venite qua perché tanto se ti prendono stai 3 mesi in galera e poi esci fuori, cioè, quindi invitano persone non a venire qua, vieni qua perché ho trovato un lavoro in una pizzeria, oppure come la persona che lavora a casa la mia mamma, una rumena che per noi è diventata un pezzo di famiglia, no? Cioè, per cui non è una, cioè, dico che è una rumena per dirlo voi, ma per me non è diversa da un'italiana che abita di fianco a casa mia, cioè, è una persona.
Per cui bisogna iniziare a discernere, perché secondo me se non discerniamo o non cerchiamo di farlo, facciamo un danno alle persone che invece vengono in questo paese per altri motivi. Però si dovrebbe dire, i primi dovrebbero essere, secondo me, gli immigrati, ma solo loro stessi a dirti: io sono diverso da quella persona là. Quella persona là è venuta per fare del male con un'altra mentalità. Come fare? Le leggi sono sempre giuste e sbagliate. Cioè, uh-huh. E come le applichi e come cerchi di coniugare il rigore verso i delinquenti con la solidarietà verso le persone che invece sono povere. Ma non è facile. Anche perché non tutto è bianco e nero, questo dobbiamo dirlo. Però direi, è interessante che lei, che parla di discernere, no, fra i migranti, avvalli una legge come il reato di clandestinità che non discerne, voglio dire, buona parte delle persone che si sono salvate da quelle enormi tragedie di Lampedusa di pochi giorni fa erano somali ed eritrei e quindi erano di per sé richiedenti asilo e sono stati hanno ricevuto tutti quanti una notifica per il reato di clandestinità. Proprio l'altro giorno il procuratore della procura di Agrigento di Natale raccontava che occuparsi del reato di clandestinità occupa circa l'8-10% del lavoro amministrativo di ogni anno. Allora è evidente che quel tipo di reato non funziona proprio perché non discerne. Allora, non discernendo, dobbiamo, come dire, liberarcene e agire in altri modi che ci aiutino a discernere. Ma io io non ho mai pregiudizi, no? E non penso, io penso che la verità si raggiunga pezzo per volta. Io accetto idee, cioè io sono disposto a ragionare su idee alternative, cioè non sono uno di quelli che dice no, questa cosa va fatta, va mantenuta. C'è un modo diverso, io le ho detto qual è l'obiettivo, secondo me, che bisogna perseguire. C'è un modo diverso per farlo? Cioè, questa legge, che sarà sbagliata e da rivedere, ha individuato quel sistema, no? Ce n'è un altro, io voglio sentire una proposta alternativa. È quello di eliminazione totale? Comunque arrivano, cioè non è... Ma è quella di eliminazione totale? Io mi chiedo, quella dell'eliminazione totale del reato mi aiuta a perseguire anche l'obiettivo di impedire a quella parte, sarà minima, sarà anche solo uno, di un bandito che voglia venire in questo paese? Perché questo paese è più tenero rispetto a quello dove lui delinque adesso. Cioè, riesco a trovare questo sistema? Se qualcuno mi dà idee alternative... A Lampedusa è stato Monsignor Perego. Allora, il reato di clandestinità, non voglio farla entrare solo su questo ovviamente, allora le chiedo cosa ha visto, so che c'è stata una proposta concreta che è diventata anche realtà, e le chiedo però anche nel dibattito, perché alla fine politica, la tragedia di Lampedusa è tornata, non si è mai arrestata, ma i numeri ovviamente hanno fatto sì che anche il Parlamento sia sommerso da questa questione, dalla questione immigrazione, anche oggi con una legge sull'immigrazione, lo ricordiamo, quella che ha sostituito la Turco Napolitano, che comunque 10 anni li ha. Allora, anche il reato di clandestinità e non solo, è servito a qualcosa? Secondo lei in che strada dovremmo andare per cercare di evitare altre tragedie e soprattutto per una integrazione possibile? Sì, secondo me la parola che è stata detta, che è parola discernimento, è la cosa più importante, cioè prima di agire contro qualsiasi persona bisogna incontrarla e conoscere la sua storia. A Lampedusa arrivano migranti economici, arrivano richiedenti asilo, gente che chiede protezione umanitaria, una protezione internazionale o sussidiaria, arrivano vittime di tratta, arrivano minori non accompagnati. La prima cosa è incontrare e conoscere queste storie per decidere che cosa fare. È chiaro che in base a un discorso di legge, di legalità, questo incontro ti fa fare poi delle scelte. Un migrante economico che è arrivato senza un permesso di soggiorno, perché la legge oggi ha creato delle quote, chiaramente se non rientra dalle quote deve essere rimandato al proprio paese. Però il rifugiato, il richiedente asilo non può essere rimandato, la vittima di tratta non può essere rimandata, il minore non accompagnato non può essere rimandato.
Ecco, trattare ogni persona immediatamente che arriva in Italia come un clandestino è un errore di discernimento, è un errore che va contro il diritto delle persone. In questo senso è stato condannato anche dal Tribunale dei diritti umani dell'Europa, e in questo senso occorre riflettere anche se non valga la pena oggi, di fronte a una mobilità che è cresciuta del doppio rispetto a 10 anni fa, che vede l'Europa comunque un momento, un luogo di riferimento, che vede l'Europa che chiede comunque per il suo sviluppo, per la sua crescita, una serie di nuove persone che possono arrivare per alcuni comparti e settori, eccetera. Credo che di fronte a questo occorra riflettere. Una delle proposte che andavano incontro in questo senso a cambiare la modalità oggi è quella di far incontrare domanda e offerta di lavoro, che è il sistema che avviene in diversi paesi anche europei e che era uno dei sistemi che era stato ipotizzato con lo sponsor all'interno anche della... Allora, continuiamo a parlarne, infatti tra poco sentiamo anche l'opinione da Milano, che hanno fatto uno sciopero proprio su questo, ma prima andiamo a Vicenza con Lorenzo al telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno Lorenzo. Pronto, buongiorno, io sono un operaio, sto sentendo molti discorsi sull'immigrazione, però vorrei sapere se vi interessa l'opinione di un operaio italiano che è l'unico italiano in un reparto, la catena di montaggio, dove sono la metà o pakistano e la metà algerini. Ora mi dispiace, ma l'ambiente multietnico in immigrazione, tutto quello che si sta discutendo in questi giorni, non è neanche lontanamente la realtà di fatti. Cioè, perché mi dispiace, almeno nei posti di lavoro, per quanto riguarda le mie esperienze, dopo se qualcuno ha avuto un'esperienza migliore, spero per lui, c'è una sistematica, uso una parola pesante, però mi dispiace, la mia esperienza, apartheid nei confronti degli italiani da far paura. Io sono l'unico italiano e in 7 anni che lavoro con loro, e in 7 anni non hanno mai detto una parola che sia stata una di italiano. Dici che non c'è voglia di integrarsi sul posto di lavoro, Lorenzo? Quando è stato l'ultimo Ramadan, una persona ha avuto il permesso di prendersi il tappettino, si è messo a dormire 3 ore davanti a me, io sono andato a protestare in ufficio e la risposta è stata: poverino, si offende. Mi si voleva impedire di mangiare. Io faccio un lavoro che è fisicamente pesante, cioè non posso non mangiare, oltre al fatto che non sono musulmano, non posso non mangiare e non bere. Uno, perché a Vicenza in estate c'è un'afa da far paura. Due, perché lavorano vicino ad altri forni e sono stato spedito dal direttore perché non volevo fare Ramadan, gli mangiavo davanti, perché o mangio o cado per terra. Grazie Lorenzo. Perché è un lavoro fisicamente pesante. Fabio, non c'è voglia di integrarsi? Secondo te, lo chiedo anche a te, Zaccaria. No, io credo che ci siano, poi faccio parlare a Zaccaria, che ci siano situazioni molto diverse, perché io penso che se noi esattamente, voglio dire, io sono perfettamente convinto che questa testimonianza sia vera e quindi che ci sia un problema di integrazione in quella azienda. Cioè, sembra dei due mondi che non comunicano. No, ma sicuramente ci sono anche queste realtà, ma ci sono anche realtà, no, in cui invece l'integrazione è perfetta e gli operai, dire, italiani e stranieri vanno perfettamente d'accordo. Sono singole realtà, è un paese che deve crescere in questo senso, la nostra cultura deve crescere, sono d'accordo. Zaccaria, accade anche questo secondo te? Noi crediamo ovviamente sarà così, è vero, quindi? Io posso dire solo una cosa, l'integrazione a chi deve integrare? Solo noi immigrati dobbiamo integrare o anche gli italiani stessi devono integrare? Perché questa parola integrazione a me non mi piace, sinceramente. Vorrei dire che bisogna trovare un altro modo per dire comunicare o cercare di crescere insieme. L'immigrato, una volta che arriva in Italia, la prima cosa che deve trovare la chiave è quella di comunicare, imparare la lingua. Come però? Se gli italiani stessi non vogliono aiutare a farli inserire, a farli un vero percorso di inserimento, come riesce a integrare? Sindaco, lei ci ha detto nella sua realtà, in provincia di Ragusa, una realtà di frontiera, perché di fatto lo è, come sia grande l'esperienza dell'accoglienza da parte dei suoi concittadini. Allora le chiedo se mi conferma questo e se soprattutto questo vuol dire
che quando si è al limite, in realtà così, pensiamo alla grande solidarietà dei lampedusani, allora l'accoglienza la si pratica, la si fa, e se invece è più difficile poi la quotidianità, invece, come ci ha raccontato Giuseppina. Sì, sicuramente sono due cose diverse. Gestire l'immediato, dare aiuto a chi ha bisogno nell'immediato è una cosa spontanea, poi comincia il discernimento, il potere e volere, come dire, risolvere una difficoltà che esiste, esiste nel territorio. A pochi passi, a pochi chilometri dal mio comune c'è Vittoria, Comiso, Acate, Santa Croce, con una grande presenza di tunisini, marocchini, che si sono perfettamente integrati, vanno a lavorare nelle serre, fanno i lavori più umili nelle campagne che i siciliani, i ragusani del mio, della mia provincia non fanno più. Ci lamentiamo, ad esempio, delle badanti che sono nei nostri comuni, ce ne sono a centinaia, sono rumeni, russi, ucraini, e ci lamentiamo perché sono presenti nel nostro territorio, ma i nostri concittadini non sono disponibili a fare le badanti. Quindi questo è una valutazione che si può fare a macchia di leopardo, perché ci sono delle realtà dove si riescono ad integrare e sono ricchezza per il territorio, come erano ricchezza gli italiani quando sono andati in America, in Germania, in Belgio. Emigrato. La stessa cosa, sono ricchezza per noi, Giuseppina, questi immigrati. Beh, io credo che quello che è la differenza tra noi e i migrati è la disperazione. Noi stiamo in una guerra diversa, una guerra dove stiamo morendo piano piano. Va bene i migrati, va bene gli stranieri, ma noi chi ci pensa? A me anche i 30 euro al giorno che danno a loro, che comunque vengono spesi, sarebbero importanti per sopravvivere come tante altre persone. Andiamo a Milano. Adriano, ha sentito fino adesso, eccoci qua Adriano, che non è al telefono ma in video, come vediamo. Allora, innanzitutto su una proposta, abbiamo parlato con lei del lavoro. Domanda e offerta potrebbe essere una soluzione possibile, e secondo lei, riguardo a questi episodi di integrazione, voi cosa ne pensate? Perché parlate anche di diritti, di uguaglianza. Ma intanto va sottolineato che nel corso di questi anni è mancata una serena e approfondita riflessione sul tema dell'immigrazione, anzi, mentre sarebbe servita questa analisi, la politica utilizzava considerava l'immigrazione come uno strumento di polemica politica e soprattutto di contrapposizione sociale. Questo va detto. Distinguerei i flussi di ingresso in Italia per lavoro da quelli che sono le situazioni di Lampedusa. L'Italia, è bene ricordarlo, ha adottato solo recentemente una normativa sul diritto d'asilo, che peraltro è previsto dalla nostra Costituzione, ma sul tema dell'accoglienza ci sono dei problemi, perché è un'accoglienza inadeguata sia quantitativamente che qualitativamente. Prima si parlava di forme alternative all'ingresso in Italia. Lo sponsor o l'ingresso per ricerca del lavoro era una soluzione al problema, perché si entrava con specifiche garanzie, si otteneva un permesso di soggiorno per ricerca del lavoro di un anno o di 6 mesi e poi, nel caso di mancato incontro domanda-offerta, lo straniero tornava nel paese d'origine con delle precise garanzie. Quindi nel corso del tempo abbiamo visto una continua restrizione delle forme di ingresso alternative. Restringendo le forme di ingresso alternative, inevitabilmente gli stranieri hanno trovato vie diverse per entrare in Italia. Per cui questo ha creato e generato anche questi sbarchi continui. Allora, onorevole Crosetto, per spiegarlo anche a casa, la legge Bossi-Fini del 2002 prevede espulsioni immediate con accompagnamento alla frontiera, permesso di soggiorno solo con certificato di lavoro, restrizione nella durata del permesso di soggiorno e tanto altro. Lei ha avuto la sensazione, lei parlamentare dal 2001, che la politica fosse un pochino un passo indietro rispetto a quanto stava avvenendo nel paese da tanti anni, che forse ha reagito in qualche modo cavalcando anche determinate paure? La politica è purtroppo sempre un passo indietro rispetto alla realtà.
cioè, ma non in Italia, ovunque, perché arriva, la legge arriva dopo che si è creato il problema, nasce soprattutto per cercare di limitare o di risolvere un problema, lo è anche sul tema dell'immigrazione. Certo che questo è un tema che a seconda della parte viene cavalcato. Io non amo cavalcare nessun tema, figuriamoci un tema che riguarda la vita delle persone. Però ripeto, il discernimento di cui parlavamo prima, io perché ho parlato di discernimento? Non solo pensando a San Paolo, ma perché è l'unico modo per affrontare queste cose. Il problema è trovare la via legislativa. Cioè, ripeto, da una parte abbiamo la paura della signora, la paura di centinaia di migliaia di persone di trovarsi di fronte qualcuno che non ha problemi a subire la pena e a compiere un reato. Può essere italiano o straniero, ma quelli che ho, me li gestisco i nostri, importarli è un'assurdità. Dall'altra c'è la necessità economica, il fatto di scappare dalla povertà o dalla persecuzione. Come riusciamo a metterlo insieme con, adesso ancora più di prima, con un'Italia che è sempre più in declino, no? Che è sempre più povera, dove ci sarebbero italiani che avrebbero voglia di prendere una barca, fare il giro fuori dalle cose e tornare e dire accoglietemi perché non so come mangiare. Per cui sommare queste cose in un momento di povertà così è difficile. E non partirei da Lampedusa, perché certo che Lampedusa tocca qualunque uomo o donna di questo paese. Certo che vedere un bambino, una mamma o un uomo affogato e morto in acqua ti incide nell'anima e nella carne. Ma come facciamo? I tedeschi, guardate, prima sentivo parlare di tedeschi, i tedeschi si sono inventati un contratto di lavoro che si chiama mini job, che dà lavoro a 7 milioni di persone, quasi tutte immigrate. Ma un contratto da 550 euro al mese senza contributi né tasse. Per cui se accoglienza dell'immigrazione è creare un contratto da 550 euro senza tasse e contributi che serve per poter pagare più gli italiani, è un modello diverso. Non so se questo è il modello, se il modello tedesco sia quello che auspichiamo in questo paese. E la Germania, cioè, non è che dire le porte sono aperte a tutti, quando queste porte non generano lavoro, che può in qualche modo essere, cioè il modo con cui declino la cultura dell'accoglienza. Ripeto, io non ho, premesso che, come lei sa, io mi occupo normalmente di economia e di aziende, non mi occupo del tema, ne parlo come persona, io non ho soluzioni a un tema che è sempre più grave, perché si interseca con la crisi italiana. Vedo però la cosa che ha detto l'operaio prima, io la constato, cioè, ripeto, cito casi singoli, la persona che lavora a casa mia è italiana. Io mi sono sposato con una persona che era extracomunitaria, che è italiana e si sente italiana. Quando l'ho sposata cecoslovacca, allora era extracomunitaria, adesso si è trovata comunitaria. Ma lei si sente italiana ed è italiana. Ma io vedo centinaia di comunità straniere che si chiudono in comunità e sono totalmente chiuse. Non perché nessuno gli parli o cerchi di integrare, perché non gli interessa l'integrazione. Allora, penso a una comunità e dico, io penso, non è una comunità povera, non è una comunità che arriva con i barconi, ma io penso alla comunità cinese. La chiusura della comunità cinese rispetto alla cultura italiana, ed è una comunità che non si sente mai, non vedremo mai su un barcone, non vedremo mai lamentarsi, non vedremo mai la ricerca di lavoro. A me spaventa la chiusura nei confronti della cultura italiana e la chiusura all'interno di quella cinese, della comunità cinese. E parliamo anche di questo, perché va distinto tra gruppo e gruppo di immigrazione. Fra l'altro, lei è stato sottosegretario alla difesa. Questo pomeriggio un vertice a Palazzo Chigi discuterà sul rendere ordinario la presenza straordinaria di presidio sulle nostre coste, a partire proprio da quanto è accaduto a Lampedusa. Ne risponderemo anche, Monsignor Perego, a quanto detto finora da Crosetto. Dobbiamo però raccontarvi quanto sta avvenendo proprio a Lampedusa con il nostro Massimiliano Cocchi, perché purtroppo la conta dei morti è aumentata, ha raggiunto numeri impressionanti, davvero incredibili, mentre ancora non hanno ricevuto degna sepoltura i 150 corpi recuperati arrivati a Porto Empedocle. In diretta da Lampedusa con il nostro Massimiliano Cocchi. Massimiliano, qual è la situazione ad oggi, a questo momento? Ben trovato.
Sì, buongiorno. Innanzitutto devo dire che a poche ore dal vertice a cui tu facevi riferimento, il vertice di governo che dovrà varare l'operazione Mare Sicuro per rafforzare il pattugliamento del canale di Sicilia, questa mattina qui intorno alle 5 si è presentato da solo un barcone con 150 migranti a bordo, è quello lì bianco, forse riuscite a vederlo in fondo al molo Favarolo, hanno fatto tutto da soli, sono entrati in porto, hanno manovrato, hanno attraccato e sono scesi a terra senza che nessuno li intercettasse. Sono appunto, ti dicevo, circa 150 persone di nazionalità tunisina e siriana soprattutto, tra loro ci sono 27 donne e 25 bambini. Questo fa sì che torni di nuovo l'emergenza nel centro di prima accoglienza dell'isola, dove in questo momento si trovano circa 1000 persone a fronte di una capacità di quasi 400 posti letto. Dall'altra parte del molo di Lampedusa, nel molo commerciale, lo vedete qui, è arrivata la nave della Marina Libra sulla quale si stanno caricando altre bare, le bare che erano nell'hangar dell'aeroporto, ne porteranno via altre 150, le prime 150 erano state portate via ieri mattina dalla nave Cassiopea, arriveranno anche queste a Porto Empedocle e poi saranno trasferite nel deposito del cimitero di Pianagatto ad Agrigento, dove in attesa di capire cosa fare con queste bare, si aspetta una decisione per esempio sui funerali di Stato o funerali solenni, si aspettano decisioni, le aspettano i familiari per i riconoscimenti dei corpi e per la restituzione dei corpi che vorrebbero riportare in patria. I familiari che stanno continuando ad arrivare qui a Lampedusa appunto per effettuare operazioni di riconoscimento e riavere indietro i corpi dei propri cari, sono stati accolti anche loro dalle braccia aperte di Lampedusa, perché i cittadini qui hanno messo a disposizione le proprie abitazioni per ospitarli, le proprie auto per consentirgli di muoversi sull'isola. Si conferma appunto che l'ospitalità è nel DNA di questa gente, come ci conferma anche la storia di Cinzia, della sua famiglia e di Serim, una storia che risale a 2 anni fa e con la quale vi saluto. Allora, lui è Salim, l'ho conosciuto nel 2011 quando c'erano tutti i tunisini che erano in tanti, più di noi. L'ho conosciuto che era seduto accanto al mio negozio, di fronte a un fruttivendolo, dove erano in quattro, cercavano della frutta marcia. Io, vedendo quella scena, subito sono corsa al fruttivendolo per comprargli della frutta, latte, biscotti, queste cose qua. Gliel'ho portati e loro mi dicevano no, no, no. E io ho detto sì, mangiare, mangiare. E l'hanno accettato. Nel frattempo lui mi ha detto che mi faceva capire che gli faceva male un dente e subito ho chiamato il mio dentista. Il dentista mi ha dato degli antibiotici da fare, da dargli, e li ho comprati e glieli abbiamo dati. E la mattina io gli dicevo devi venire a quest'ora che devi prendere l'antibiotico. Lui veniva ogni mattina puntualmente a prendere l'antibiotico, gli facevo trovare la colazione, gli facevo trovare poi altro da mangiare perché mi faceva pena, perché giustamente erano in quelle condizioni, fuori pioveva, era brutto vederli così. E allora dopo un paio di giorni che gli davo delle cure, lui un giorno è venuto e mi ha abbracciato forte e mi ha detto grazie. Io a quel punto, sinceramente, l'ho sentito subito nostro. Dopo che è andato il primo mese di soggiorno, mi ha chiamato e mi ha detto che voleva venire qua. Noi abbiamo fatto i biglietti, li abbiamo fatto venire qua e stava con noi, è rimasto con noi. Quindi, a casa nostra? Sì, a casa nostra. Io ho 2 figli e un marito. E noi, sì, la decisione che abbiamo preso io e mio marito, a parte perché l'abbiamo sentito, te l'ho detto, l'abbiamo sentito subito, una persona, ci siamo subito affezionati a lui. Quindi abbiamo fatto questa esperienza per questo, non lo so, non te lo so spiegare. Mio marito fa un lavoro edile e lui stava là,
gli veniva a casa, diceva che gli piaceva queste, stare a lavorare così con lui. È andata avanti un anno e dopo ho voluto andare di nuovo dallo zio. Ho voluto ritornare perché ho preso questa decisione. Adesso ci sentiamo un po' su Facebook e quasi, quasi sempre. Che vi dite? E che gli manchiamo, che ci vuole bene e che lui vuole di nuovo ritornare, magari se qualche volta ha la possibilità di ritornare vuole venirci a trovare. A noi manca, manca tanto anche alle mie bambine, perché lui giocava sempre con loro e niente, questo lo rifarei perché è umano farlo, e però c'è un però. E il però è che poi il distacco, perché noi ci siamo affezionati tantissimo a questo ragazzo, quindi il distacco che poi lui è andato via, noi, me, specialmente a me, ha colpito un po'. E che mi resta? È una cosa bella, perché ho fatto una cosa che l'ho sentita io da fare. L'ho sentito, non so neanche come te lo devo spiegare. E non lo so, non so spiegartelo. Monsignor Perego, storie di solidarietà come questa ce ne sono tante. Lei è stata a Lampedusa fino a pochissimi giorni fa e so che sull'onda proprio anche di Francesco, che ha inviato il suo elemosiniere, che ha scelto Lampedusa come la sua prima visita pastorale, c'è anche un presidio permanente da parte della Chiesa, che vuole essere vicino e accogliere. Sì, Lampedusa sta affrontando, come altre città delle coste siciliane, sta affrontando questo drammatico esodo di persone che arrivano, come nel 2011, si parla che anche nel 2013 saranno oltre 50.000 gli arrivi e senza dubbio saranno, se non anche superiori. Quindi abbiamo ritenuto importante, insieme a Caritas, creare un luogo in cui alcuni volontari delle nostre diocesi possono arrivare a Lampedusa e anzitutto conoscere una realtà, prima ancora di intervenire, di aiutare, per poi far conoscere questi aspetti di una realtà nuova che quest'isola sta vivendo e contribuire con la riflessione, ma anche con delle azioni concrete, a fare in modo che vengano tutelate tutte le persone che stanno arrivando in quest'isola. Nella riflessione che abbiamo fatto insieme al vice sindaco di Lampedusa, in un seminario che abbiamo fatto nei giorni scorsi di Lampedusa, ci siamo fermati anche su un altro aspetto. Lampedusa non ha un piano regolatore. Lampedusa è porta d'Europa, però non ha gli strumenti per essere una porta d'ingresso in una casa. Forse sarebbe molto importante che anche l'isola venga ripensata, e venga ripensata a partire da questa vocazione nuova, che è una vocazione di essere appunto porta d'Europa. E questo potrebbe essere una grande risorsa anche per Lampedusa, oltre che essere una grande risorsa per l'Europa, avere una porta d'ingresso che non sia fatta di morti che sono in mare, ma sia fatto di persone, di strumenti che sappiano monitorare questo mare nostro e sappiano al tempo stesso tutelare le persone che vanno in questo mare alla ricerca di una storia nuova. Insomma, un mare che non sia una tomba. Mare che non sia una tomba, ma anche una porta d'ingresso che non sia sostanzialmente lasciata sola, ma sia effettivamente una porta d'ingresso che poi vede queste persone essere un patrimonio dell'Europa e quindi una risorsa importante per ripensare anche un'Europa sociale. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio ovviamente tutti i nostri ospiti, in maniera telegrafica so che
altri 50 arriveranno nel vostro centro di accoglienza, vero Sindaco Pozzallo? Sì, ne arrivano 50 da Lampedusa e ne sbarcano 132 da un barcone intercettato poco fa davanti alle nostre coste. Allora, grazie Sindaco, grazie ovviamente anche a Fabio Geda per essere stato con noi, a Zaccaria, ad Adriano Allieri da Milano, a Monsignor Perego e anche all'onorevole Guido Grosetto. Insomma, una discussione che ovviamente continua e che non si può fermare qui, visto anche quanto è articolato questo tema, questa questione immigrazione, che però parte davvero dal quotidiano, da ogni giorno.